sono molto importante per noi dopo questo periodo di funzione straordinaria. Possiamo dare un mezzo più sicuro, più moderno, e siamo veramente molto felici di poter riaprire oggi. Ora prosegue poi il piano di manutenzione degli impianti speciali che avete già provato. Eh sì, perché voi sapete, sulla base dei leggi dobbiamo fare manutenzione, diciamo, normale, poi ci sono queste manutenzioni straordinarie, e dunque quest'anno c'era Zegarighi e poi l'anno prossimo avremo a metà, penso che avevamo pensato di fare prima messa, metà anno la Sant'Anna, comunque un programma ancora importante. Devo dire che al di là del percorso di manutenzione, abbiamo fatto questa scelta di fare un lavoro con una grande parte di lavori fatti con la squadra per due motivi. Il primo motivo perché pensiamo che dobbiamo avere in house una competenza possibile con tutti gli impianti speciali che noi abbiamo, di non avere una competenza, comunque abbiamo fatto questa scelta. Poi c'è anche un'altra scelta che voi conoscete bene, che è la scelta economica, che è di poter fare una parte dei lavori con la nostra scuola. Ha dato un risparmio interessante a questo progetto, perché sono dei progetti che costano, abbiamo avuto circa 1,5 milioni di euro di lavori, dunque con una parte poi fatti a casa. Dunque un giorno molto importante per noi, e speriamo che questo, diciamo, questa nuova Zegarighi piace a tutti. Abbiamo fatto anche, ultimo punto, fatto la scelta di fare una piccola mostra fotografica, perché alla fine vedete solo, diciamo, una parte dei lavori, vedete questi mezzi, questo ammodamento, ma ci sono stati fatti dei lavori molto molto importanti. È la ragione per la quale abbiamo fatto la scelta di mettere le foto dei momenti più importanti, per far vedere la città, che durante 6 mesi non abbiamo fatto solo le macchine, ma anche un ottimo lavoro